Un rapporto fra deficit e PIL del 2,3% non è quello che la Commissione europea si aspetta dall'Italia. Questi sono i primi commenti che trapelano da Bruxelles dopo che il governo ha approvato la manovra sabato scorso. E ancora, diciamo, si ragiona su cifre un po' vaghe, nel senso che il testo del documento ancora non è arrivato a Bruxelles, quindi i tecnici della Commissione europea non sanno ancora perché l'Italia chieda questo 2-3%, non sanno esattamente quali spese ci stanno dentro e come sono composte, quali sono gli impegni che l'Italia vuole assumere. Certo è che a Bruxelles dicono sì, noi l'emergenza rifugiati capiamo che è una questione, su questo siamo disposti a concedere flessibilità, come lo saremo anche per quanto riguarda la ricostruzione dopo il referendum, dopo il terremoto di Amatrice. Però solo sulla ricostruzione post terremoto. A Bruxelles ancora oggi si dice per il progetto di Casa Italia, cioè per la messa in sicurezza di tutte le abitazioni italiane, quello è un problema che sta all'Italia che noi non possiamo prendere in considerazione. Ora, la partita non è ancora chiusa. Entro mezzanotte l'Italia, come altri paesi, perché finora soltanto una ventina di paesi hanno. Soltanto 9 paesi, diciamo, hanno mandato la loro legge di bilancio, ne mancano ancora 19, tra i quali l'Italia, ma entro mezzanotte di oggi i documenti dovranno arrivare a Bruxelles. Cosa succederà adesso? Succede solo una serie di scadenze, diciamo, la più importante delle quali è il 30 novembre, cioè 4 giorni prima del referendum costituzionale in Italia. A quella data i trattati impongono alla Commissione di dire la sua sui conti nazionali. Oltre quello sarà difficile andare. La Commissione si spiega, sì, che quella che è adesso in carica è una Commissione politica che intende non applicare alla lettera in maniera stupida i trattati, ma di adeguarsi alle situazioni. Fatto sta però alcune scadenze sono previste dalle norme europee e soprattutto alcuni paesi nordici, i finlandesi, questi piccoli stati del nord in particolare, vogliono che le leggi, le norme europee siano applicate con severità e con la minor flessibilità possibile. Il problema è anche a Bruxelles ci si rende conto di quanto questa manovra possa pesare sul referendum, di quanto molte delle previsioni dentro la manovra messa a punto dal governo possano influenzare l'esito del referendum. Che al di là del sì e del no, è importante per la Commissione che il referendum confermi una stabilità in Italia. Si teme molto che con la vittoria del no al referendum in Italia si possa aprire un periodo di grave incertezza. Quindi questo potrebbe portare la Commissione a in qualche maniera a tentare di venire incontro all'Italia, se non altro a darle più tempo e a fare un negoziato un po' meno duro. Fatto sta è che certi parametri esistono, alcuni paesi chiedono che questi parametri vengano rispettati, probabilmente ci sarà ancora un negoziato, probabilmente si chiederà almeno, come gesto di buona volontà di far calare un po' questo 2,3%, ma abbiamo ancora di fronte, alcune settimane e soprattutto la Commissione aspetta di vedere le carte, sulle quali poi si pronuncerà.